Ciao a tutti, trasforma il senso di colpa. Il senso di colpa, cioè il timore la paura di fare del male attraverso il nostro comportamento a una persona cara o attraverso il nostro non comportamento, è un'energia molto potente, un'energia bloccata, è un'energia che ci imprigiona. Allora noi dobbiamo trasformarlo. Trasformarlo vuol dire usare questa energia per farla diventare un'energia propulsiva. Allora, come si può fare? Si può fare a livello mentale, perché la nostra mente in realtà entra nella cellula, la nostra mente controlla la realtà che andiamo a sperimentare. Iniziamo a visualizzare questo dolore del senso di colpa. Lo visualizziamo, sentiamo, e quando ci sentiamo in colpa lo visualizziamo, sentiamo il dolore, vediamo dove è allocato dentro di noi. Lo portiamo, diciamo, all'altezza della nostra mente, al chakra, diciamo, del capo. E lo trasformiamo in un animale di potenza, un animale che noi crediamo forte, un leone, un elefante, un animale che ci piace e che esprime potenza. E questa potenza diventerà la nostra energia. Visualizziamo che noi possiamo, assieme a questo animale, riuscire a raggiungere dei traguardi. Questo animale è dalla nostra parte, ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che vogliamo, ci aiuterà a sconfiggere gli ostacoli interni, esterni e segreti che si contrappongono al nostro successo. E attraverso questa metafora riusciremo ad avere la forza dell'animale. E quindi, paradossalmente, più forte era il senso di colpa, più energia avremo a disposizione. Questo metodo ha la possibilità appunto di trasformare la notte in giorno, di trasformare il nemico in amico, di trasformare ciò che prima era un ostacolo in ciò che diventa un'energia propulsiva. E tutto attraverso la nostra mente. Ovviamente è molto meglio farlo in una situazione di rilassamento profondo, quindi si può fare una meditazione prima, ce ne sono tante sul canale che ti permettono di tranquillizzarti, di entrare in uno stato di rilassamento molto profondo dove tutto ciò che pensi acquisisce una valenza molto più potente perché è un pensiero emotivo, è un pensiero profondo, non è più un pensiero superficiale. E a quel livello lì di stato di rilassamento fai la trasformazione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!